Ciao, in giro per l'Italia ci sono molti piccoli paesi che assomigliano a presepi viventi e borghi che sembrano usciti da una cartolina di Natale. E in questo periodo potrebbero essere un'ottima meta per una gita fuori porta, sempre nel rispetto delle norme, ovviamente. E proprio di questi 13 borghi italiani che sembrano cartoline di Natale parlerà questo video. Prima di partire, visto che i borghi comunque sono tanti, li ho divisi in base alla regione di appartenenza. Ad ogni regione infatti corrisponde un capitolo che potete scorrere cliccando sulla timeline qui sotto e potete andare direttamente alla regione che più vi interessa. Ovviamente non sono tutte, ma scoprirete in fondo come avere qualche consiglio in più. Partiamo quindi subito con i borghi del Trentino Alto Adige. Partiamo da Vipiteno, un borgo che sembra uscito da un racconto. Con le sue casette colorate, le montagne innevate che lo circondano, è uno dei paesi più scenografici in questo periodo. Altro borgo, sempre in Trentino Alto Adige, è Ortisei, un piccolo scrigno circondato dalle altissime vette delle Dolomiti. Gli edifici colorati e le stradine in pietra rendono questo borgo davvero molto molto affascinante. Terzo e ultimo borgo del Trentino è Brunico. Il borgo sovrastato dal castello è un vero incanto. Non per niente nel 2009 Brunico è stata dichiarata la migliore città italiana in cui vivere. Passiamo quindi al Friuli Venezia Giulia. Qui gioco in casa e vi suggerisco il borgo di Poffabbro, del quale vi dico solo che è uno dei borghi più belli d'Italia. Vi invito però a guardare il video del tour che ho fatto qualche anno fa proprio in questo periodo e che comparirà in questo momento qua sopra. Passiamo quindi alla Toscana con Bagnone, il paese nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, sembra uscito da una fiaba. Questa atmosfera è accentuata dall'antico castello che domina dall'alto il borgo. Ci spostiamo poi nelle Marche con Fossombrone, che è il borgo ideale per fare un viaggio nel passato. La città è abbarbicata su un'altura dominata dalla Trocca Malatestiana ed è il posto perfetto per esplorare la Gola del Fucino. E ci spostiamo quindi a Greccio, che io ero convinta fosse in Umbria, ma a quanto pare di poco, ma sta nel Lazio. Casette in pietra e strade lastricate delineano l'affascinante borgo abbarbicato su una collina. Il borgo ovviamente è famoso perché in una grotta San Francesco d'Assisi allestì nel 1223 il primo presepe vivente. E dopo aver saputo dove è stato fatto il primo presepe vivente, se vuoi sapere dove è stato fatto il primo albero di Natale, il consiglio di guardare il brevissimo video che compare qui in parte. Passando poi in Abruzzo, troviamo Scanno. Il borgo incastonato tra la Montagna Grande e il Monte Godi è molto scenografico e offre un panorama mozzafiato già dalla strada Tornanti che conduce al paese. E sempre in Abruzzo troviamo Villa Lago, che è un paese fermo nel tempo. Qui pensate, San Domenico costruì un eremo e fondò diversi monasteri. In Molise invece troviamo Carovilli, un piccolo paese dove rivivere antiche atmosfere percorrendo le stradine lastricate su cui si affacciano edifici in pietra, insomma un vero e proprio viaggio nel tempo. In Puglia invece abbiamo Monte Sant'Angelo, fondato dai Longobardi, il paese è famoso per un santuario nella grotta. È anche uno dei paesi più scenografici del Gargano, con le sue casette bianche le une sulle altre. Andando un po' più sud, passiamo in Basilicata, più precisamente a Pietra Pertosa, uno dei borghi più affascinanti della regione, arroccato sui pinnacoli di roccia nel Parco delle Dolomiti Lucane. All'imbocco del borgo c'è una forca caudina che si presenta a forma di anfiteatro protetto dalle rocce. All'estremo sud in Sicilia invece troviamo Grotta Mangiapane, un piccolissimo villaggio fatto di case pittoresche, una piccola cappella, alcune stalle e una stradina lastricata. Purtroppo la lista finisce qui. Se volete scoprire altre località ideali da visitare in questo periodo, vi consiglio di guardare il video qui in alto che parla di luci natalizie più belle in Italia. Io spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un bel like. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale in maniera tale da non perdervi nessun video, soprattutto in questo periodo che ne sto caricando uno al giorno. E sto riuscendo nell'intento appunto di essere costante. Se avete altri borghi da suggerire, non esitate a lasciarli in un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!